Incontriamo Pierpaolo Segneri, professore non da molto abilitato all'insegnamento delle materie letterarie e insomma fresco appunto di procedura concorsuale. Gli chiediamo un po' le impressioni sia di questa prima fase con cui si scelgono i migliori, almeno così dovrebbe essere, e sia anche questo primo periodo di attività, insomma, come gli sembra? Finora sul tema della scuola non mi sono mai sbilanciato più di tanto, ho scritto qualche articolo, ma sempre legato a questioni che riguardavano proprio l'andamento didattico e quello che era un po' il metodo maieutico che utilizza scuola. Però oggi sono qua per parlare di un altro problema che ritengo urgente, cioè io sono uno di quei docenti abilitati che partecipano al concorsone, al grande concorso per entrare di ruolo dei docenti, nel caso mio specifico per la classe di concorso delle materie letterarie, e devo dire che noi siamo tantissimi e in Italia abbiamo attraversato già un lungo calvario. Io ho sempre mantenuto diciamo dei toni molto pacati quando parlavo di scuola, anche sferzanti, anche usando diciamo la spada, ma senza affondare mai la lama in maniera troppo cattiva. Però bisogna dirlo che questi professori hanno attraversato diversi percorsi per arrivare all'abilitazione, hanno fatto il TFA, il cosiddetto TFA, oppure i percorsi abilitanti speciali, i cosiddetti PAS, facendo esami, portando avanti una serie di studi, di esami anche di fronte a ispettori regionali, e dopo anni, addirittura 10 anni, qualcuno anche di più, di precariato nella scuola, sinceramente ci aspettavamo di essere considerati ormai come parte integrante nel mondo della scuola, invece no, dobbiamo dare un ulteriore segnale della nostra capacità dopo oltre 10 anni, delle nostre qualità. E va bene, e quindi ho detto proviamo anche questo discorso, facciamo anche il concorso, volete fare in modo che questi docenti che hanno sostenuto e retto la scuola per questi anni andando a coprire i buchi che si creavano per le assenze magari di altri colleghi, e siamo stati indispensabili, siamo stati usati, sfruttati senza problemi, adesso ci dicono se volete continuare fate il concorso. Ovviamente la cosa non è stata presa bene, giustamente, però la cosa ancora più grave secondo me è che ho diciamo, fatto esperienza insieme a tutti gli altri miei colleghi che provano questo concorso, della prima prova d'esame che è stato il test scritto, cioè un test, una prova scritta di 8 domande. Ora, tante sarebbero le cose da dire, però l'esperienza personale che poi penso riguardi tutti i docenti e che secondo me non è stata una felice idea per come è stata impostata, o meglio c'erano dei presupposti positivi, ma poi quando ci siamo ritrovati nei laboratori delle scuole con il computer davanti a rispondere a questi test, ebbene, giustamente erano domande a risposta aperta e quindi c'era la possibilità, ma l'elemento caratterizzante di questa prova è stato quello del tempo, cioè ci sono stati dati 150 minuti, cioè 2 ore e mezza per rispondere ad 8 domande, ma non erano 8 domande diciamo che come difficoltà o comunque come richiesta erano congrue al tempo che veniva concesso. Questa è una cosa incredibile, cioè ho capito che la velocità è diventato di nuovo un mito, il mito della velocità, come se la fretta non fosse corrispettivo di una qualità, diciamo confondendo la fretta invece con l'urgenza, cioè il motivo, la motivazione perché noi insegnanti, docenti precari e abilitati eravamo lì. Ogni domanda richiedeva, secondo proprio il testo e la difficoltà del testo,
una risposta che per necessità di riflessione, per diciamo complessità della, giustamente della, della traccia, ogni domanda avrebbe avuto bisogno di 2 ore e mezza, perché erano come ogni domanda un tema, un saggio breve da svolgere, comunque un'unità di apprendimento o richieste di metodologia didattica o di apprendimento che si fanno regolarmente, ma che richiedono tempo, riflessione, ogni passo deve essere fatto rispetto all'importanza di quello che si sta realizzando. E soprattutto, siccome noi docenti abbiamo a che fare con gli studenti in carne ed ossa, cioè con persone che sono tra loro tutte diverse, ogni classe è diversa, ogni studente è diverso, ognuno ha delle sue caratteristiche, realizzare un'unità di apprendimento su determinati temi significa anche stare molto attenti all'uso delle parole che si utilizzano, a come costruire questa unità di apprendimento. Insomma, la prima domanda era su Petrarca, e già il tema vastissimo, e si richiedeva una serie di questioni anche legate alle competenze dei ragazzi, a tenere in considerazione che nella classe potevano esserci degli studenti BES, cioè di bisogni speciali, cioè persone che avevano comunque delle certificazioni, e noi dovevamo fare una simulazione considerando tutti questi aspetti e quindi anche la valutazione. Soltanto questo avrebbe avuto, secondo me, necessità di un tempo congruo, almeno fossero stati considerati almeno per ogni domanda 1 ora, allora avrebbe avuto senso. Cioè questa situazione del mito della velocità, considerando anche che c'era da scrivere e digitare sulla tastiera, adesso io non ho molti problemi, però la velocità di battere sulla macchina da scrivere e sulla tastiera del computer consegna come docenti dei dattilografi, non certo di persone che hanno riflettuto. Una volta si faceva nel concorso il tema oppure un saggio breve, ti davano 6 ore e uno elaborava il proprio compito. Allora io di volta in volta leggevo la domanda e davo la risposta. È vero che c'era la necessità della sintesi, ma anche la sintesi richiede tempo. Non è che uno può scrivere, poi scrivendo digitando il computer, uno può fare un errore, un refuso, nella velocità puoi sbagliare a scrivere una parola, e siccome siamo insegnanti di lettere bisogna stare attenti anche a questo, e l'attenzione rallenta il lavoro. La seconda domanda, dopo aver risposto a tutto questo su Petrarca, la seconda domanda era: da Leopardi a Montale, passando per Pascoli, Gozzano e Ungaretti, la memoria nella letteratura italiana, cioè un discorso vastissimo, facendo riferimento anche a testi. Il problema non era certo la preparazione, ma il tempo, perché realizzare una cosa del genere, e in prospettiva per una classe quinta, cioè una classe che avrebbe avuto gli esami di Stato, significa a porre l'attenzione giusta e delineare i concetti in maniera chiara, ma soprattutto esaustiva rispetto a quello che la traccia richiedeva. Anche questo, per poterlo fare ci vuole almeno 1 ora, no? Per poter fare riferimento a tanti poeti, a tanti scrittori, a tanti riferimenti letterari che per forza di cose vanno comunque collocati in un certo modo all'interno del discorso sulla memoria, ma va benissimo. Cioè non è che la domanda non fosse, o il quesito non fosse appropriato, era molto appropriato, è il tempo che non era congruo. Terza domanda, dopo aver scritto tutto questo, era sulla diversità. La diversità, lo straniero, l'estraneità, l'esclusione, non solo nella letteratura italiana, ma nella letteratura mondiale. Cioè una domanda che sinceramente non... Io ero pronto e ho risposto, penso tutti i miei colleghi con la loro preparazione potevano e hanno affrontato sicuramente la prova e la traccia nel migliore dei modi, ma con il tempo che davanti allo schermo, sul computer, intanto passava. Fatta anche questa la quarta domanda sulla Costituzione italiana. Un altro elemento di vastità e
diciamo, continuare una simulazione del genere, preparare una lezione per questi studenti che tenesse conto appunto di questo tema, non è una cosa che si fa in 5 minuti. Noi praticamente possiamo dire che abbiamo avuto per ogni domanda, per ogni quesito, considerando anche che va letto, che va riflettuto, un quarto d'ora per svolgerlo, un quarto d'ora. Poi l'altra domanda era addirittura dopo la carta costituzionale, sulla questione demografica, che per esempio per me è stato una sorpresa positiva, perché essendo un allievo di Luigi De Marchi, una persona che fin dalla fine degli anni 50 già parlava dell'esplosione demografica, e anche i miei libri nel 2004 ho scritto mettendo in luce la questione demografica, la bomba demografica, come punto necessario per affrontare alcune problematiche riguardavano la guerra, la fame e la carestia. E questo è un altro tema che rispetto alla traccia richiedeva. Poi insomma sono arrivato alla sesta domanda, ormai con un quarto d'ora, e la traccia era su Leonardo Sciascia. Ora Leonardo Sciascia è il mio scrittore preferito, quindi avrei potuto scrivere tanto, ma in un quarto d'ora che mi era rimasto pur di scrivere qualcosa, è stato necessario fare una sintesi, ma una sintesi con un quarto d'ora su un tema così importante, perché era la visione della letteratura come strumento didattico e scolastico per gli studenti, partendo anche da delle opere di Sciascia che io ho letto, ma potendo affrontare il tema in un quarto d'ora sono stato costretto a scrivere meno di quello che avrei potuto. Adesso io mi domando. Poi c'erano le altre due domande sulla lingua straniera, io questo non l'ho mai capito, non ho capito perché un insegnante di italiano, per insegnare italiano deve conoscere o il francese o l'inglese o il tedesco o lo spagnolo, questo me lo devono spiegare. Se mi dicessero guarda conosci il francese ma non conosci tanto bene l'italiano, però puoi insegnare l'italiano. Allora io lo dico, non sono un grande poliglotta, di francese, inglese, tedesco, spagnolo so poco e niente, quindi se si cercano docenti di italiano che sappiano il francese, io vi dico non mi ammettete all'orale, perché io non sono un insegnante francese, tedesco, spagnolo, ma un insegnante italiano, e con la velocità che ci avete costretto a subire, non lo so se nel digitare sulla tastiera c'è stato qualche refuso, qualche errore, ma voi dovete sincerare, penso, no? Io ce l'ho ovviamente non con la commissione, che poverini, sono colleghi che devono correggere questi compiti e che si ritroveranno davanti a una situazione veramente imbarazzante. Tra l'altro, questa parentesi per far capire come sono trattati i docenti in Italia, i membri delle commissioni verranno pagati, i commissari, un euro l'ora, cioè questi colleghi che faranno la commissione per ogni ora di lavoro avranno un euro. Quindi ogni giorno se lavorassero 10 ore avrebbero 10 euro, e infatti hanno trovato anche difficoltà a trovare le persone, nel senso che se io mi metto davanti a una chiesa con la mano così, a fine giornata ho fatto più di 10 euro di spicci. Questo per far capire secondo me un po' la situazione qual è, e soprattutto io ho letto che la correzione verrà effettuata, quindi grande solidarietà per i commissari che dovranno affrontare queste correzioni. E poi ovviamente arriverà all'orale soltanto chi avrà superato lo scritto, io non so chi supererà lo scritto, come, però io credo che queste prove andrebbero valutate nella loro complessità, non domanda per domanda, perché per assurdo le due domande in cui io ero più preparato, cioè quella sulla questione demografica e su Leonardo Sciascia, sono state due domande che ho dovuto ridurre ai minimi termini perché il tempo non è stato possibile sfruttarlo meglio di così. Cioè la velocità deve finire questa cosa, che la velocità è una virtù, non è detto, la rapidità può essere una virtù, ma prima della rapidità ci stanno ore e ore e ore di preparazione. Allora bisogna capire, e questa è la domanda che mi pongo, che tipo di professori, docenti si vogliono selezionare per la scuola di domani, quali sono, che caratteristiche devono avere, che qualità devono avere?
Allora, se si cercano professori veloci a battere a macchina e col computer, lo stesso non è una cosa che mi vede d'accordo né mi trova in sintonia. Se si cerca invece una diversa preparazione, allora io spero che vengano valutati questi compiti nella loro complessità, cioè che non vengano considerati negativamente magari delle risposte dove avrei potuto veramente dare il meglio e dove per necessità, anche perché le risposte anche in lingua straniera richiedevano tempo, ho dovuto ridurre e non so se le risposte siano state poi all'altezza della richiesta della traccia. Sicuramente io sono soddisfatto interamente del compito, poi ho fatto tutto un lavoro che spero venga accolto nei suoi rimandi anche interni, ma tutti i nostri colleghi si sono ritrovati davanti a questa situazione e mi è sembrato un po' quasi un'umiliazione. Un conto se avessero detto scegliete una di queste tracce e in 2 ore e mezza svolgetele, oppure vi do 6 ore, 1 ora per ogni domanda, così non so, anche riflettere, riordinare le idee, scrivere qualcosa di sensato non ha possibilità di essere fatto in un timer come nelle trasmissioni televisive con la cuffia, tac 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 devi rispondere, cioè se domande di questo livello, giustamente interessantissime, sicuramente di grande forza, avrebbero potuto esaminare al meglio se avessero dato un tempo congruo. Io quando a scuola do i compiti ai ragazzi, i compiti in classe, ovviamente il tempo che loro hanno a disposizione è calibrato rispetto alla difficoltà del compito. Nei compiti italiani do 3 ore, così possono anche ricopiare, avere il tempo per riflettere, per i saggi brevi, per l'articolo di giornale. Non posso dare un compito che richiede più ore e dargli 3/4 d'ora per svolgerlo, non ha senso. E quindi niente, dico a tutti i colleghi che sono in questa nostra barca, in questo galeone, che siamo dei corsari e che spero che la Commissione si renda conto che la velocità non è un merito e che i compiti vengano corretti, spero al meglio, comprendendo quale è l'insegnante che si vuole selezionare, scegliere per essere poi immesso in ruolo nella scuola italiana. Grazie.